Gruppo numero 13, composto da Elena, Mattia, Davide, Sara, Marco, Erika, Sendo e Angela, nei panni di Fenice, Xavier, Nightcrawler, Mistica, Bestia, Jubilee, Azazel e Psylocke, direttamente da X-Men Apocalypse! Mutanti, dalla loro diffusione, sono stati alla ricerca di un rifugio in cui vivere e imparare a gestire le proprie capacità. Qui all'Istituto Xavier, per giovani dotati, il sogno è divenuto realtà. Vogliamo l'occasione per ringraziare la delegazione ONU in visita alla scuola oggi. Jubilation Hank, grazie per questa generosa presentazione. Ma c'è altro. Qual è in fondo la differenza tra un rifugio e una prigione? Se il mondo esterno ti discrimina e non ti dà chance di vivere altrove. Charles, ma cosa? Bestia, attento! Quello non è il professore! Mistica? Ferma! Cosa serve? Zylon! Kurt, vai! Penso io a lei! Come osi sfidarmi? Io sono Fenice! O la vostra preziosa delegazione muore. State tutti. Soluzione per schedare i mutanti. Quanto passerà prima che ci rinchiudano? Che cosa? Pagherete! No, Jean. Questa è l'occasione per dimostrare che non devono avere paura di noi. Jean, ricorda dove sta il tuo cuore. Abbi fede. L'hai dimenticato, Raven. Proteggiamo a ogni costo un mondo che ci odia e ci teme. Siamo mutanti. Siamo reietti. Noi siamo X-Men. Facciamo un applauso a Iapo, che non abbiamo presentato prima. Iapo. Iapo. Ora dobbiamo fare una cosa mentre mangi la banana, perché l'idea, non so di chi è stata l'idea del borotalco quando è entrato Azazel tua, e adesso dobbiamo fare una cosa. Perché quando ho visto Alessandro che da dietro faceva... Adesso ti siedi qua, con le gambe di qua, perfetto, ti sdrai, la banana la poggiamo qui, ti sdrai con la schiena lì indietro, alzi le gambe e adesso gli cambi il pannolino, perché gli do... guarda, questa scena era tutto per questo, scusa Ma in che senso? Basta questa scena pietosa, però ti toccava, l'immagine era proprio quella. Grazie ragazzi! Grazie anche a Alessandro che ha profumato tutto il palco e a cui ora tocca ripulire tutto praticamente. Sembra talco ma non è, invece è proprio talco, forse. Sì, questa volta sì.